2017 New Orleans Eastern Conference, Western Conference. Ok, come mi sta il berretto? Fa un freddo porco. Wow, grandi amici del tubo, bentrovati qui sui canali, sui cinesi ragazzi, ben ritrovati con questo nuovo video. Siamo qui oggi, come avete visto dal titolo, con un vlog. Un vlog perché purtroppo non ho tempo per registrare un gameplay da partita della carriera. Vi porto oggi, facciamo due chiacchiere assieme che sono comunque secondo me sempre molto interessanti e divertenti, perché lasciate sempre tantissimi commenti, ne sono veramente veramente felice. Quindi se avete dei commenti riguardo di quello che andrò a parlare, dei pareri, delle opinioni, scrivetelo, assolutamente sarò felicissimo di leggervi e di rispondervi. Comunque stavo dicendo, parleremo dell'All-Star Game. È un po' presto, lo so, però effettivamente tra una balla e l'altra, come si suol dire, manca un mese. Manca un mese e vorrei dire le mie idee su quelli che potrebbero essere i convocati e i quintetti delle due conference. Metto il cappello addosso perché fa un freddo porco fuori, praticamente nevica, quindi cappellino tattico oggi. Come prima cosa va detto che l'All-Star Game torna a New Orleans, si terrà quindi nella città del Jazz. Ci saranno la solita tre giorni di Friday, Saturday e Sunday, con venerdì celebrità, cazzate varie, sabato gara delle schiacciate, skill challenge, gara di tiro da tre e domenica il vero e proprio All-Star Game. Sono cominciate a valanga le votazioni per i giocatori che faranno parte del quintetto. So che tutti vi starete dicendo: Gianna Paciulia va All-Star Game, titolare qua, là. No, ragazzi, l'avete scritto in tantissimi sui commenti dei miei video, ma no, tranquilli, perché non ci andrà. Come ogni anno, lui le prime due settimane dei voti è primo, perché tutta la fottuta Georgia commenta i post con scritto Zaza Paciulia NBA vote, e quindi lui ogni cazzo di anno è sempre primo la prima settimana, e poi ovviamente anche perché non viene scelto solo dai hashtag sui social, ma dai giocatori, dagli allenatori. Anzi, quest'anno c'è una novità, perché gli stessi giocatori, se non sbaglio, possono votare per le partecipazioni allo Star Game. Ma passiamo al succo di questo video, ovvero i miei quintetti, quali secondo me dovrebbero essere i due quintetti del All-Star Game. Allora, nella Eastern Conference secondo me la situazione è abbastanza semplice, secondo me. Allora, l'unico ballottaggio è sinceramente tra Kyrie Irving e Isaiah Thomas nella posizione di playmaker. Si potrebbe optare per Thomas Irving, che tanto chi se ne frega lo Star Game, perché tutti e due si meritano di partire. Forse in questo momento, visto il suo stato di forma veramente fuori di ogni concezione, metterei Isaiah Thomas come guardia. DeRozan secondo me si merita assolutamente il quintetto allo Star Game. Ovviamente il signorino LeBron James in posizione della piccola, che in caso di Paul George si potrebbe spostare anche da 4, o in caso anche di Jimmy Butler ci potrebbe essere ad esempio un Isaiah Thomas, DeRozan, Butler, LeBron. Io andrei con questa qui, ovvero Isaiah, DeRozan, Butler, LeBron, e come 5, forse vi sorprenderà un po', ma metterei Dwight Howard. Così, la butto lì, buttiamola lì questa bombetta. L'unico motivo per cui Butler, Paul George e tutto il resto della compagnia potrebbero essere esclusi è il signor Giannis, il signor Giannino Antetokounmpo. Però secondo me non verrà nominato nel quintetto dello Star Game, perché non ha ancora quel cosiddetto sex appeal che c'è nel pubblico. A parte perché, come ha detto lui, metà della gente non sa scrivere il suo nome corretto, quindi non conterebbero come voti, ma secondo me non ha ancora quella P. Il prossimo anno, se continua così, sarà sicuramente 100% il quintetto. Io ce lo metterei sì, ma non ce lo metto. E vado con Thomas, DeRozan, Butler, LeBron, Dwight Howard. A Ovest invece la situazione si fa un po' più complicata, perché non sono solo 2-3 le indecisioni, ma per ogni ruolo c'è sinceramente una rissa totale per chi mettere, a parte nel ruolo di guardia, che il ruolo di guardia va a James Harden. Punto, fine, stop. Il ruolo di playmaker se lo contendono Curry e Westbrook, e sinceramente in questo momento metterei Westbrook. Oppure se si volesse mettere tutti assieme, potremmo mettere Curry, Westbrook, Harden. Però Harden andrebbe al posto di Durant, che è un altro che secondo me si merita assolutamente il quintetto allo Star Game. Tutto questo, ragazzi, senza menzionare Lillard e Chris Paul, che sicuramente non partiranno allo Star Game,
Però comunque sono due giocatorini che qualcosa stanno facendo, insomma, e che forse una menzione per il quinto titolare si potrebbe anche farla. Io personalmente andrei con un backcourt formato da Westbrook, Harden e Durant. I tre di Oklahoma City li metterei in quintetto. Nella posizione 4 e 5 anche qui si può aprire un dialogo, perché sicuramente il centro più quotato della Western Conference è Marcus Cousins, e probabilmente partirà lui da 5 e ci sto. Però anche Marc Gasol sta facendo la sua porca stagione, l'anno scorso è partito in quintetto. Karl Anthony Towns, ok, Minnesota non sta andando alla grande, però minchia, Karl Anthony Towns sta facendo una signora stagione. C'è Draymond Green che sicuramente non sta facendo le stagioni la stagione dell'anno scorso, ma sta comunque contribuendo a questi Super Golden State Warriors. Insomma, ci sono tanti giocatori che sono lì per contendersi, e ovviamente tutto questo si sposta nel caso Durant passasse a giocarsi il posto di 4. Capite che nella Western Conference i ruoli predefiniti sono abbastanza così. Ah sì, non ho menzionato Kawhi Leonard, così per dirne uno, che me lo so dimenticato, che magari ci potrebbe addirittura stare al quintetto al posto di Durant, ma io vado con Durant. Il mio quintetto, se volete saperlo, sarebbe Westbrook, Durant, Harden, Durant, Karl Anthony Towns e DeMarcus Cousins, ve lo dico così. Le due sorprese che mi piacerebbe vedere allo Star Game, che purtroppo mi sa che proprio non ci saranno, sono a Ovest Gordon Haywood, che spero tanto venga chiamato e gli venga riconosciuto tutti gli anni di lavoro che quest'anno stanno confluendo in Utah Jazz super competitivi, che rischiano di entrare nelle prime quattro forze a Ovest. E est invece Joelone Embiid, signori, l'uomo che porca puttana è un genio del marketing, the process. Joelone Embiid che si sta autovotando lo Star Game, ha detto, ha proposto a Rihanna che se va allo Star Game se la chiava. Cioè, quell'uomo è fantastico, ballava con le cheerleaders l'altro giorno alla partita di Philadelphia, veramente un uomo spettacolo che quest'anno probabilmente no, ma secondo me dal prossimo anno in poi l'abbonamento allo Star Game lo farà per buoni 10 anni, secondo me. Quindi diciamo che questi due secondo me sono due outsider che spero ci vadano, ma ne dubito. E adesso apriamo una piccola parentesi finale, ovviamente, ragazzi, di tutto quello che ho detto, ditemi nei commenti i vostri pareri, datemi i vostri quintetti, ditemi chi avete votato. Diamo un voto all'ignoranza, che come sempre è Giavalone, ci starebbe tanto bene, e Pasulia, che ha beccato 400.000 voti a caso, vorrei vedere andare allo Star Game. Ma a parte questo, apriamo una parentesi anche sugli italiani no, ormai, perché il Bene, insomma, forse la gara tira 3 punti, ma altro non può fare. Il Gallo l'anno scorso ha fatto un video su, per quelli che c'erano già l'anno scorso, in cui dicevo che è giusto votiamolo, dai che può andare allo Star Game. Quest'anno sinceramente, se non per campanilismo, mi viene un po' difficile regalare il mio voto a Gallinari, per l'amor di Dio, non è che col mio voto vince, ma non è che mi stia convincendo poi così tanto, per l'amor di Dio. Pensavo che Denver potesse fare molto molto peggio con la squadra che ha, e il Gallo sta contribuendo per un buon 50% alla squadra, però per essere al passo coi, cioè, se fuori dallo Star Game rimane Lillard, magari rimane anche Chris Paul o Griffin, quest'anno anche il Gallo, cioè, ci sta, non possiamo incazzarci perché siamo italiani. Sarebbe fighissimo che andasse allo Star Game, per l'amor di Dio, non sono qui a negarlo, però quest'anno devo dire che molto più dell'anno scorso ci sta che il Gallo non ci vada. Detto questo, vorrei concludere questo piccolo ma forse neanche troppo veloce video. Spero vi sia piaciuto, lasciate un mi piace, i vostri commenti sono molto molto importanti, iscrivetevi, condividete questo video se volete far sapere la vostra, la mia e la vostra idea a un vostro amico. I miei social sono in descrizione, c'è anche la pagina Facebook di NBA 2K Italia, che presto tornerà con nuovi tornei. Io come sempre vi saluto, ci rivediamo domani con un nuovo video. Bella!